quello a cui non mi rassegno è la bugia, è la comoda bugia. Era un ragazzo di 19 anni, non meritava di morire così e soprattutto di essere lasciato solo nella sua morte. Io mi ricordo quella mattina, sono uscita di casa alle 11:30 circa, lasciando ovviamente Federico da solo a dormire. Al mio rientro ho trovato uno degli ingressi completamente aperto. Ho immaginato che fosse andato a casa della nonna, che dista circa 16 passi. Quando invece Ludovica mi ha sottolineato: "Mamma, ma Federico è vivo o morto?", mentre salivo pensavo ad uno scherzo. Quando mi sono avvicinata invece, che l'ho girato insieme a mio marito, e aveva un volto irriconoscibile, non era più Federico. Ricordo le labbra tumefatte, i denti, le gengive vuote, insanguinate, e i soccorsi pressoché immediati purtroppo sono stati vani. E l'intervento delle forze dell'ordine è stato quasi inesistente, perché hanno constatato che un ragazzo di 19 anni sostanzialmente ha smesso di respirare e gli si è fermato il cuore. Il negroscopo, proprio per aver visto le ferite, le ecchimosi, ha interrotto l'analisi esterna del corpo per rimettere la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria, non potendosi escludere una morte violenta. Cosa sia successo da quel 29 novembre al 24 gennaio, che ha depositato la propria relazione con cui parla di tutt'altra causa di morte, io ancora non l'ho capito. Il dottor Maurizio Saliva, uno dei primi medici legali a cui io mi sono rivolta, ha concluso subito per la presenza di qualcuno insieme a Federico. Ogni poro della mia pelle mi sussurra che Federico è stato ucciso, ma poi leggendo, mi permetto di dire, questo cortocircuito, mi viene la conferma. E la conferma non soltanto a livello di sensazione, ma la conferma mi viene anche guardando quello che è in casa. Ed ecco qui cosa mi trovo io in casa, e dal 26 di novembre, che non ho il coraggio di pulire. Da lì si dovrebbero vedere bene, se non altro, le due manate. Una di queste io l'ho subito segnalata all'ispettrice capo, che mi ha assunto a sommarie informazioni, e mi sono sentita dire: "Signora, provi a sovrapporre la sua mano e veda se corrisponde". Lei, se sale nella stanza, trova ancora i vestiti che Federico indossava il 25 novembre, cioè il giorno prima di morire. Sono ancora lì, perché io non so se su quei vestiti ci può essere qualche traccia. Le macchie di sangue, tracce di qualcosa che qualcuno mi dovrebbe venire a dire. Che cosa sono? È morto di infarto, e prima di morire di infarto che ha fatto? Ha preso a pedate la porta, tra l'altro scalzo perché le sue ciabatte non si trovano più, ha sgocciolato il sangue sullo stipite della porta, è andato nella mia camera guardaroba a imbrattare l'anta. Il suo corpo era qui al centro di questo mobile ed era per obliquo. A questa altezza c'era diciamo la sua guancia destra, che poi quando l'abbiamo girata era una maschera. Ho scoperto che lui aveva creato un finto profilo con il quale chattava e si intratteneva virtualmente e con personaggi. Bisogna indagare in quel contesto, che purtroppo Federico ha scoperto attraverso quel mondo di chat segrete. È un contesto talmente intimo e pudico che non tutti se ne vanno per questi siti di schiavi, padroni, sadomaso o quello che è,
e poi sono contenti di raccontarlo. Se qualcosa è successo, non può che essere successo in quel contesto. In questa casa ci sono indizi gravi, precisi e concordanti che è stato commesso un reato. Non riesco a comprendere per quale motivo non abbiano voluto indagare. Stiamo predisponendo questa denuncia per omicidio volontario al momento contro ignoti. Non voglio la testa di nessuno, non mi interessa, io voglio sapere chi ha ucciso mio figlio. Omicidio o infarto, comunque sempre al riguardo 25 del Verano sta mio figlio. Quello a cui non mi rassegno è la bugia, è la comoda bugia. Gli amici il giorno del funerale fecero lo striscione e il tuo sorriso sconfitta non vede.